Salutini se aveva mai sentito parlare del barone di Munchausen, noto per raccontare simpatiche bugie. Tra un po'. Mentre c'è la Vitalizio che tenta di lanciare Smetanin, la Vitalizio alle spalle della Saeco. Parte un uomo della Scrigno, mentre Scirea si rialza, ha tirato fortissimo e ormai il suo compito è finito. Entreranno in azione gli altri, c'è ancora Padrnos, Fagnini, niente da fare per il corridore della Scrigno che era Andrea Batteroni, mentre ancora due uomini, però Cipollini non è nella loro scia. Difatti abbiamo visto che lo cercavano con lo sguardo per averlo rotto, vedete proprio Cipollini con davanti Bartoli. E vediamo questo levarsi, cosa sta succedendo? È Magnusson che ha letteralmente spostato Smetanin della Vitalizio Sicuro, mentre parte il treno della Ballan con ultimo chilometro con Pone, e la Ballan che sta tirando lo sprint a Leoni, mentre Fagnini si volta, cerca Cipollini, non lo vediamo in questo momento nelle prime posizioni, mentre il biondo Lele Colombo, il varesino che sta tirando, lavorano molto anche gli uomini. C'è Pantani, Fontanelli, c'è Magnusson e Fontanelli, spallate tra Magnusson e Fontanelli, eccoli ormai sul rettilineo conclusivo, entrano in funzione le telecamere fisse, sempre grande lavoro della Ballan, mentre c'è Fontanelli, parte Fontanelli maglia gialla, e al centro c'è, vedete, Andrio Leoni, mentre c'è sempre Fontanelli. Attenzione, una volata che dovremo rivedere, ed è Martinello che lancia lo sprint, Martinello davanti a Magnusson, e adesso dobbiamo attendere il responso del photo finish, perché è stato uno sprint dove ci sono viste molte gomitate, dove ci sono state delle scorrettezze, uno sprint con molti uomini che sono giunti nello stesso istante sulla linea.